C'è un'idea per salvaguardare il futuro dell'ospedale di Venafro, l'ha messa in campo il consigliere regionale di Rialzati Molise, Vincenzo Cotugno, che si è incontrato al comune con la giunta Sorbo, il presidente del consiglio Di Clemente e i rappresentanti del comitato Santissimo Rosario. La proposta è quella di trasformare l'ospedale di Venafro in un centro regionale di riabilitazione, garantendo così il futuro stesso della struttura e dei posti di lavoro collegati. Abbiamo recepito insieme con il comitato, era presente anche il presidente del consiglio Di Clemente, una sollecitazione da parte del consigliere Cotugno, il quale aveva una proposta da sottoporci, una proposta di riconversione del Santissimo Rosario. Come era giusto e doveroso che fosse, anche per rispetto verso un consigliere del territorio, noi abbiamo ascoltato. A dire il vero ci siamo aggiornati tra qualche giorno per poter effettuare nelle more degli approfondimenti. È chiaro che noi, pur rendendoci conto della situazione e pur volendo essere realisti rispetto ai problemi che attanagliano il Santissimo Rosario, però riteniamo anche che vi siano alcuni punti fermi sui quali già ci siamo espressi in Consiglio Comunale negli anni passati e anche nelle ultime settimane e rispetto ai quali crediamo che non si possa recedere. Quantomeno ci devono spiegare perché, ad esempio, rispetto a quel contratto stipulato con i cittadini di Venafro lo scorso anno, oggi possano esserci delle difficoltà di attuazione. Crediamo che ci siano dei punti fermi, ripeto, come sono il discorso delle emergenze, sui quali oggi noi siamo ancora in attesa di risposte da parte dell'amministrazione regionale. E come i contenuti di questa proposta, avvocato Ricci? Ma è una proposta sostanzialmente, credo sia più corretto che la esponga il consigliere, però sostanzialmente ragiona di una riconversione in una logica di polo riabilitativo. È chiaro, è una prospettiva che sicuramente potrebbe dare ossigeno alla realtà di Venafro, però bisogna anche essere chiari che questo significherebbe che non siamo più davanti a un ospedale, ma a un qualcosa di diverso. Sicuramente una realtà che opererà nel campo della sanità, ma che non sarà ospedale. Ecco, noi su questo che crediamo che sia opportuno e necessario un attimino, una maggiore riflessione, perché non siamo disponibili al momento a rinunciare all'ospedale.